atto, ma un amore che nasce dalla volontà di rendere questa città quello che è, una protagonista in Italia e nel mondo. E non a caso abbiamo scelto l'obiettivo del mondo come nostra colonna sonora. Quindi oggi io sono qui, voi state qui, e da qui andremo in ogni casa, parleremo con ogni cittadino, esporremo l'identità, il progetto che vogliamo realizzare per fare di questa città una città dove a tutti piace stare, dove a tutti piace tornare una volta visitata, perché questa è la città vera, una città dove il turismo è fiorente, una città che ha un bellissimo ambiente, una città dove le infrastrutture sono solide. Spesso Francesco ha evocato un termine bellissima, e sono d'accordo con lui. La nostra è una città bellissima, che non può essere in nessun modo inquinata da una campagna elettorale fatta all'attacco. Noi non facciamo una campagna elettorale fatta all'attacco. Oggi la iniziamo con i ragionamenti, con le proposte, con le idee. Ma se attaccati non esiteremo assolutamente a rispondere in maniera pacata, ma diretta e ferma. Perché purtroppo qualcuno, invece di parlare di progetti, invece di fare delle proposte, invece di mettere in campo delle idee, preferisce fare una campagna elettorale all'attacco di qualcuno. Ebbene, io lo dico chiaro e tondo, noi nemici non ne abbiamo. Non ne abbiamo, abbiamo e vogliamo solo amici con i quali interloquire e con i quali lavorare insieme per questa città. Noi alle spalle abbiamo modelli che non condividiamo, modelli in cui i diritti non sono sempre stati tali, ma i privilegi erano solo di alcuni. Ecco, questo non è un modello che noi andremo a perseguire, perché ritengo che i diritti devono essere bene comune di tutti i cittadini di Crotone. E se per fare un esame clinico, per fare una prenotazione, fino a ieri bisognava bussare a casa di qualcuno, oggi invece basta fare una prenotazione così come avviene in tutte le città d'Italia e in tutti i posti civili. E quindi la nostra non sarà una corsa ad occupare posti, così come è avvenuto in passato e così come oggi qualcuno pensa di poter fare ancora. E quindi quando si trova di fronte a un contesto in cui le cose cominciano a funzionare, in cui c'è qualcuno che si occupa che i malati abbiano le giuste cure, un posto tranquillo dove stare, dove superare le proprie pene, invece di pensare a questo, qualcuno invece pensa che è bene occupare le anticamere degli assessori o le anticamere dei primari. Ecco, questa è una cultura che assolutamente non ci appartiene. Noi vogliamo parlare esclusivamente di progetti e di programmi per questa città. Credo che tra poco alle spalle comincerà a scorrere il file della città che ci siamo immaginati e che vogliamo raggiungere. Una città che deve essere attenzionata non solo dall'amministrazione comunale, ma deve essere attenzionata dal governo nazionale e da un governo regionale amico, col quale è possibile avere un'interlocuzione diretta, che sta già lavorando con noi per la prossima futura città che vogliamo e che si fa carico dei problemi di questa città come noi ci facciamo carico. Guardate, la cosa che mi colpisce di più in questa campagna elettorale è toccare con mano la passione di tutti gli uomini, di tutte le donne, di tutti i ragazzi
perché spontaneamente, senza alcun, diciamo, alcun incitamento, sono venuti da noi, dagli uomini e dalle donne impegnati in questa campagna elettorale, a mettersi a disposizione per lavorare insieme a raggiungere questo obiettivo. E oggi la passione con cui i rappresentanti delle liste, questa squadra, ha evidenziato le emozioni, le idee e la prospettiva che vogliono raggiungere, ci lo dice. Sono ragazzi pieni di cuore, pieni di amore, ma di amore per loro stessi sicuramente, per i loro cari, ma per questa città, perché capiscono che se c'è un legame tra i cittadini forte e reciproco, la città ce la può fare a superare i problemi che da troppo tempo li angosciano, che sono problemi di ogni genere. Ma problemi che possono essere superati perché il cuore dei crotonesi è grande, io questo l'ho evidenziato ogni giorno della mia vita e ancora di più in questi giorni. Questi giorni, guardate, io sto incontrando tanti esponenti di quello che viene definito il terzo settore è quello della solidarietà e anche del volontariato. Ebbene, ci sono molti crotonesi impegnati in questo settore. E se spontaneamente si presta, si dona il tempo agli altri, le proprie risorse si donano agli altri, vuol dire che non dobbiamo cominciare da zero per recuperare anche alla vivibilità più generale e più alta la città di Crotone, perché vuol dire che Crotone è un cuore che puzza, è un cuore che non ha mai smesso di battere, e questa è una cosa straordinaria. Certo. Il Partito Democratico cui appartengo, i partiti che non hanno problemi a mettere le loro insegne nel manifesto e quella parte di società civile costituita nelle liste della società, insieme hanno la volontà di mettere mano anche agli aspetti strutturali della città, perché senza un porto, senza un aeroporto, senza una strada efficiente possiamo parlare di sviluppo di aree locali importanti, ma non possiamo sicuramente fare un volo di qualità. Ebbene, sul porto, sull'aeroporto, insieme con la Regione, invece di attaccare gli altri nella competizione elettorale, noi ci stiamo già lavorando. Parliamo del porto. Guardate, a me piace moltissimo viaggiare e quando sono riuscita a farlo, prevalentemente ho scelto, ma per visitare, non per il mare, perché io il mare preferisco farlo qui a Crotone, che è straordinario. Preferisco vedere le città di mare, come sono organizzate. Ebbene, ci sono città di mare che hanno fatto del porto non solo un luogo di promozione turistica o un luogo di promozione economica. Sono città che hanno fatto del porto un luogo attrattivo sotto il profilo turistico. Ebbene, noi non solo rientriamo in questa categoria, ma credo che siamo la città principe in questo senso, perché abbiamo un porto che è nel cuore della città. Ebbene, io mi immagino un porto turistico, ma che prosegue in quello commerciale, strettamente legato alla città, che è interconnesso sotto il profilo dell'offerta economica, sotto il profilo dell'offerta turistica, dell'offerta culturale, che accoglie chi arriva via mare col sorriso e con le tantissime proposte che questo territorio riesce a fare, così come avviene nei grandi porti di Marsiglia, di Barcellona. Quindi un porto che è vivo e non luogo oscuro dove vengono strani meccanismi come in quelle grandi città dove i porti sono lontano. Noi abbiamo questa straordinaria fortuna di avere un porto che è idealmente collegato col castello e il castello idealmente collegato con tutte le realtà attrattive, museali, archeologiche della città. Ecco, un esempio del genere, credo che dietro lo possiamo vedere, che io voglio dare, e questa è la proposta che io voglio fare per la città. Una città che è un museo a cielo aperto, ma è allo stesso tempo una città operosa che riesce ad offrire ai suoi cittadini e a quelli che vogliono venire a visitare delle squisitezze che vanno dalle produzioni di nicchia alle produzioni enogastronomiche, al vino. Io non voglio fare l'elenco delle belle cose che abbiamo,
ma sicuramente abbiamo tanto da offrire. E quello che è importante però è che tutto questo deve essere realizzato in maniera, perdonatemi il termine, scientifica, perché non possiamo permettere di rimanere nel chiuso, e per fare questo abbiamo bisogno di un'altra infrastruttura straordinaria, che è l'aeroporto. Un aeroporto che a singhiozzo rimane aperto, un aeroporto che purtroppo in tempi passati non ha garantito quella legittima mobilità di tutti. Che l'aeroporto non è solamente un luogo dove si è rimessi parte, è un luogo di scambio di umanità, è, il, diciamo, è la porta verso il mondo, perché senza un punto che ci mette in contatto con tutte le realtà, non, Crotone continuerà ad essere realtà marginale e isolata, e questo non lo possiamo consentire. E sul porto e sull'aeroporto